Parlare di problemi in agricoltura è molto facile perché ci troviamo tutti i giorni a dover risolvere qualche problema. Principalmente la ticchiolatura come malattia fungina, trattare devi trattare perché sennò ti si ammala l'impianto, quindi da lì c'è poco da scappare. Per la difesa della ticchiolatura usiamo il banjo perché è un prodotto molto valido, specialmente per il controllo della ticchiolatura nella seconda fase della stagione, quando si riesce a utilizzarlo anche con il suo effetto collaterale contro l'alternaria, per poi passare al Merpan che usiamo durante la stagione estiva e poi per il pre-raccolta. Noi usiamo il Merpan 80 VDG che sicuramente ci ha dato una grossa mano in questi anni a tenere appunto controllata la ticchiolatura, perché noi appunto, torno a dirlo, è una zona molto umida e quindi qui anche se non piove però c'è sempre, non è che se non la vedi o non piove non c'è, ma c'è sempre in azienda, quindi ci ha dato una grande mano, anche perché è un prodotto che non è cattivo sulla buccia, la buccia della Fuji, che è una buccia molto delicata che rischia di arrugginirsi, di screpolarsi, di avere anche spaccature al momento della raccolta. Il Captano è un prodotto abbastanza gentile che ci dà una mano rispetto ad altri prodotti che sono molto più aggressivi. L'effetto multisito di Merpan è sicuramente molto importante per il controllo delle malattie fungine nella seconda parte del ciclo produttivo e per assicurare la merce salubre poi nella frigoconservazione. E rientrano all'interno di una strategia integrata, sia per le mele che per le pere. Avere prodotti come Merpan con capacità multisito dà delle garanzie di risultato in primo luogo e dà una sicurezza di efficacia nel lungo periodo. Ma per quanto riguarda Dama, usiamo principalmente per la difesa all'ovidio il Nimrod nelle prime fasi della coltura. Se non c'è l'infezione o c'è un'infezione non grave, si può anche rischiare di usare un prodotto meno performante. Se invece hai un'infezione grave in campagna o un'infezione grave che ti viene comunicato anche dal servizio regionale, conviene usare un prodotto efficace perché insomma per evitare di ammalare il frutteto, ecco. Il problema che si è avuto in questi ultimi anni è stato un po' di afi dell'anigero dovuti anche proprio alle queste condizioni di umidità che c'è molto, molto elevata. Ma per quanto riguarda Dama Maverick, per poi passare post fiorale al Coinor per la difesa Lapsilla? Sì, noi usiamo il Maverick in prefioritura per gli afidi, diciamo è un prodotto che lo usiamo anche in prevenzione per se dovessero uscire fuori gli afidi più avanti. Ed è un prodotto che una volta fatto in prefioritura noi arriviamo quasi sempre, se non sempre, a fine annata senza dover fare altri afficidi, ecco. È necessario diradare e siamo fortunati che negli ultimi 2 anni è arrivata la nuova molecola Brevis della ditta Adama. È una molecola secondo me molto interessante, fa risparmiare anche molta manodopera poi per la rifinitura del diradamento manuale e quindi un risparmio poi dal punto di vista economico per le aziende agricole. E con l'uscita del Brevis noi l'abbiamo già fatto nel 2015, nel 2016, ma abbiamo fatto qualche prova anche prima, abbiamo visto che da 250-240 ore a ettaro nell'annata di piena produzione siamo passati intorno alle 130-140 ore a ettaro. È una cosa essenziale per un risparmio a livello di manodopera, ecco. Utilizzando Brevis ai giusti dosaggi e alle giuste epoche si hanno sicuramente frutti con maggior calibro, maggior prestatura e con miglior colorazione. E quando fai il dirado chimico è uno dei punti principali per avere un ritorno a gemma l'anno dopo. Sicuramente in quelle zone fatte l'anno dopo c'erano ancora i suoi fiori e le sue gemme. Ecco. Molto interessante è la nuova app di Adama che si chiama Ugelli. È uno strumento molto utile per la distribuzione
per il trattamento dei prodotti fitosanitari. Quello che riguarda l'app di Adama sulla taratura degli atomizzatori è una cosa essenziale in campagna, anzi è la prima cosa che conta quando tu vai a trattare, cioè avere la precisione del trattamento e di buttare le dosi giuste, perché chi è in global gap, chi fa auto integrata, fuori da certe dosi non puoi andare. Sicuramente il mondo delle app è un mondo che continua a evolversi molto velocemente. Un'app utile potrebbe essere quella per verificare la taratura delle macchine irroratrici, per controllare il grado di efficienza della bagnatura fogliare e della copertura del frutto.